Bene a tutti ragazzi, sono Davide, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati oggi con la nostra carriera col Sassuolo. Quindi, carriera allenatore. Oggi siamo con tre match naturalmente importanti, di cui uno andrò a fare la simulazione, che è proprio questo contro il Bari, perché devo concludere, diciamo, la questione del mercato. Mi avete scritto tantissimi nomi, siamo all'ultimo giorno del mercato di gennaio e quindi dobbiamo sbrigarci perché abbiamo bisogno di un attaccante. Allora, ho letto, come stavo appena dicendo adesso, qualche vostro commento. Mi sono piaciuti diversi nomi. Io voglio andare ad opzionarne qualcuno perché ho bisogno un po' di sapere quanto mi chiedono. Vabbè, qua comunque sto già su Gignac, che è uno dei tanti che mi piace. Mi piacerebbe appunto avere informazioni, che costa 14.000 euro e prende sì, 1.000 euro magari, 1 milione di euro e mezzo, e percepisce 70.000 euro di stipendio settimanale. Come ho detto anche nei commenti, ho letto anche diversi nomi giovani, cosa di cui sinceramente non sono interessato adesso, proprio perché questi saranno gli ultimi mesi della carriera. Io ho bisogno di gente comunque che sia pronta adesso per dare il massimo in questo sprint finale. Ho visto anche diversi voi che mi hanno scritto di Ciro Immobile, che a me piace davvero tanto, però immagino che il Borussia ci chieda davvero delle cifre esagerate, e questo è molto possibile. Poi ho fatto anche la richiesta per Zaza nello scorso episodio, mi avevano chiesto anche qua cifre davvero altissime, non so come farò, giuro, non lo so, ok. Spero comunque che Gignac accetti, perché è uno sui quali dei quali punto davvero tanto. Allora, simuliamo la partita col Bari, giochiamo in casa, regà, non facciamo cazzate, vi prego. Giochiamo con il Bari, che dovrebbe essere nell'ultima posizione della classifica. Attenzione, 3-0, Kurtic, Cristante e Rivière, perfetto, bravi regà. E, che dire allora, facciamo queste prossime 10 ore, poi ci giochiamo i due match successivi al calciomercato, e poi ci salutiamo e ci vediamo domani con l'episodio della carriera giocatore. Ok, la mia richiesta è... Sì, vabbè, 25 milioni. Cioè, ma qua, non so, sparano cifre illegali. Ma cazzo, ma vale 14? Ma perché dovete sparare su queste cifre? Io ve ne posso dare 10 e mezzo, anzi. Facciamo 11. Cioè, qua esageriamo. Vi butto dentro anche il Bonacerbi, che tanto ormai si è rischiato in tutte le trattative. E poi adesso mi faccio un altro giro di... Ecco, Immobile 21. Pensavo di più, visto le cifre che hanno sparato. Però guardate quanto cacchio è alto lo stipendio. Proviamo ad offrire a lui qualcosa, più naturalmente Acerbi, che buttiamo sempre in tutte le trattative. Ok, avanziamo, vediamo se accettano questa offerta. La vedo molto dura, sia per entrambi, sia per Gignac che per Ciro Immobile. Allora, facciamo una cosa rapida. Guardiamo qualche giocatore. Vabbè, l'età non ci interessa. Posizione, mettiamo attacco, campionato, ce li giriamo un po', raga. Guardiamo qualcosa anche non proprio di statico, sempre in Bundesliga. Ci proviamo a girare un po'. Allora, partiamo però dalla Ligue 1, perché so che c'è qualcosa che forse può interessarci. Batshuayi costa troppo, però devo dire che mi piacerebbe. Beh, Yedder mi gusta, devo essere sincero. Tra l'altro anche in scadenza. Vabbè, chiediamo informazioni. Poi vediamo se c'è qualcosa. Come ho detto, sono molto interessato. Bright White, forse si può. Però anche qua sparano cifre illegali, già me lo immagino. Vediamo se c'è qualcosa. Scorriamo abbastanza veloci. Vediamo. Falcinelli è finito al Monaco. Falcao, vabbè, quanto costa? Un botto, un botto. E vediamo. Vabbè, Zlatan, Lacazette, Lucas. Vabbè, qua si va sui giocatori un po' carucci. Questo devo dire che è un giocatore che pochi conoscono, ma che è davvero un bomber lì in Francia. Fa sempre i suoi gol, se la cava sempre, e non è male. Va bene. Ora voglio fare un salto in Olanda. Poi voglio girare anche un po' in Portogallo. Voglio vedere un po' questi campionati qua, in cui spero che i giocatori costino un po' meno rispetto alle cifre che mi sparano nei campionati assurdi. Come ho detto, ho bisogno di un vero e proprio attaccante. Infatti adesso per
velocizzare un po' la ricerca, inserisco bravo ruolo ATT, così siamo sicuri di andare a prendere delle vere prime punte. E a Milik, vabbè, non chiedono neanche tanto per Milik, spero. Vabbè, qua chiediamo informazioni. Poi che abbiamo Luke De Jong, però boh, quasi Zipkovic è molto forte, però ha 20 anni, e a noi, come vi ho detto prima, interessano giocatori già pronti. Vediamo ora anche in Turchia se c'è qualche giocatore che si può tirare in ballo dalla Turchia. Questo sta facendo una caterva di gol adesso, nella realtà. Non so, segna ogni partita. Allora, vediamo se c'è anche... Ah, Van Persie, oddio. No, però chiedono troppo, mi sa. Vabbè, proviamo. Io quasi quasi, quasi quasi per Robin ci faccio un pensierino. Va bene, facciamo l'ultimo salto adesso in Portogallo. No, cazzo, ho già passato il Portogallo. Quale cazzo era Portogallo? Ecco la Liga NOS. Va bene, ci vediamo una carrellata in Portogallo. Vediamo se c'è... No, Cardoso non è lui, tra l'altro. Pensavo fosse lui. Gutierrez, Jimenez, Jonas. No, perché so che chiedono troppo. Osvaldo, no. Mi prego. Guarda, giusto perché non voglio... Non voglio rischiare di rimanere senza attaccanti. Se proprio dovesse essere un'ultimissima scelta, è probabile che magari un'offertina, ma... Dai, allora facciamo l'ultima cosa. Vediamo se riusciamo a trovare velocissimamente un ultimo campionato in cui... Adesso non mi viene in mente. In Argentina? No, perché non penso... Veri e propri attaccanti... Ah, c'è Calleri, che non è male. Tevez non penso neanche che ci sia, probabilmente si è... No, beh, ritirato forse no. No, magari, oddio, c'è Milito, pensate un po', però si ritira, non si ritira Milito, incredibile. Vediamo se c'è il buon Tevez. Sì, ma quanto prenderà di stipendio? Porca troia, quanto vale ancora? Sarebbe figo iniziare col Boca e venderlo, così ti fai la squadra. Vabbè, raga, accontentiamoci di quello che abbiamo chiesto e avanziamo. Vediamo se in queste 9 ore riusciamo a concludere qualcosa. Dobbiamo, non è che vediamo se riusciamo, dobbiamo, perché abbiamo bisogno di un attaccante. Allora, per i Benny Yedder mi chiedono 18 milioni, per Brett White 15, mentre per Roo me ne chiedono 7 e Milik 17,5. Van Persie, ciao, 34, ma cosa c'hai, piedi d'oro? Ho capito che è Robin Van Persie, però... Principe Osvaldo 14. Allora, Benny Yedder, devo dire che mi interessa, è anche in scadenza. Io proverò così proprio a caso, 10,5 milioni, senza inserire neanche Acerbi. Io ci provo, visto che ne chiedono 18. Per Bright White, anche lui è in scadenza, questa è una buonissima notizia, e io ci sparo un 8,5 milioni, così, pom. Vabbè, Brad White vuole tutti i soldi del mondo, che non posso dargli, davvero. Vediamo se in queste ore ci arriva qualche risposta da un altro due giocatori del quale mi sono informato. Uno è Uche, ok, il tigre ha accettato, e penso che lo conosciate, giocatore parecchio veloce che giocava anche, ha giocato anche al Villarreal l'anno scorso, mi pare, ed è un bel giocatore. Vediamo adesso... In queste 5 ore, se riusciamo a portarcelo a casa, speriamo. Il suo prezzo di cartellino è di 7 milioni, il Tigres ha accettato, speriamo che accetti lui. L'età, come avete visto, è 33 anni, però, come vi ho detto, a noi poco importa. Speriamo che ha accettato, regà. Ultima mail, ultime 2 ore di mercato, accetta. Ufficiale Uche, ce lo portiamo a casa, va bene così, non sapevo cosa fare, regà. Non mi accettava nessuno, non so, sono un po' troppo preziosini sti giocatori. Vabbè,
Vabbè, andiamo naturalmente ad inserirlo in panchina, forse credo che sia già inserito. Vabbè, è comunque un 76 di overall, ottima panchina, raga. Quella ci interessa a noi. Non cercavamo sicuramente un giocatore titolare, perché comunque il posto di Rivière non è facile da togliere, perché è un bomber lì davanti. Va bene, allora, terminiamo queste 2 ore, ci vediamo adesso con il prossimo match. Dai, mi raccomando, eh. Ok, raga, partita contro l'Atalanta. Andiamo immediatamente a giocarla. Siamo a Bergamo, fuori casa. E per il momento tiriamo sempre la solita formazione, che come vedete è questa qua. Giochiamo il primo match di oggi. Dai, raga, dobbiamo portarci a casa di calcio i 3 punti importanti. Sì, io andiamo a capire tutto. Tu, pure tunnel. Attenzione, Rivera adesso allarga tutto per Jesse Rodriguez. E zio, un bel cross. Arriva, corner. Minuto 16. Dai, raga. Dai, raga, siamo in attacco. Dai, il Melco, no, sportiello, bastardo. Di Rivière, protegge la palla, ancora Rivière, contro tutti. Serve Domenichino sulla sinistra, ancora Domenico, riesce sul suo preferito, lo prova. Swagger, si mette in mezzo. Occhio Ciccarini, l'1-2 con Piniglia, 1-0. Ma zio, no, raga, 1-0, ha segnato Piniglia. Ma che azione ha fatto poi, guardate qua. Piniglia scambia con probabilmente. No, Cigarini, guardate qua che gol. Mannaggia, oh. Sì, che si è capito tutto. Si fa il gioco del suo uomo. Dai, zio, sei più veloce. Ancora che sei, bellissimo la skill. Ancora che sei, ma sul fondo. No, cazzo, mia, stavo andando dietro. Corner. Bastardo, era bello. Attenzione, Berardi al centro di testa perché sei Rodriguez a fin di traversa. No. Dai, le frelle. Dai, le frelle. Servi il tuo amico Domenico, il tuo migliore amico, eccolo del Berardi. Sì, per Rivière, buona, Rivière. No, contrario, lo dribbla, attenzione, ancora Rivière, vai sul fondo, zio, non c'è un cristallo in mezzo. C'è Berardino, ci prova adesso, che gol! E andiamo! Non è il suo piede, ma ci porta in pareggio, 1-1, non con una sportiella, e andiamo, bella stazione, bravo di Berchia. Strappato la palla al suo marcatore, al centro per Berardi, fucilata di destro. No, palo forse, forse palo. Non so se l'ha presa sportiero o palo. Fatto sta che siamo 1-1. Dai. Rivière, sì, Rivière, cazzo dico. Che se, che dribbla un altro uomo. Attenzione, ancora che se, al centro, buona! Oddio, palo, no! Figlio di puttana, il palo di merda! Attenzione al palo di merda, la palla è buona. Ancora Berardi, la gira. Adesso che se, in aria, ancora che se. Oh, messo giù! Rigore! E che cazzo! E che cazzo? Calcio di rigore. Dai Berardi. Dai Berardi. Attenzione. Berardino. Il tiro! 2-1. La doppietta di Berardi. Riprendiamoci il pugno sto cazzo di match. Madonna, che fatica. Che fatica. 2-1. Bravi. Bravi, regà. Andiamo col contropiede. Riviera attende. Cristante, che lo serve di nuovo. Vai Rivière, a tu per tu col portiere, con lo sportiello. Rivière, andate a far culo, 3-1. Ciao Bergamo, e andiamo a vincere. Li vedo un po' più carichi, in questo, forse è l'ultima partita di andata questa, o comunque in questo post gennaio li vedo più carichi. Attenzione, dai, oddio, che tiro fatto, traversa. E vabbè, ma che culo, che gol è? Uno schifo. Rivediamolo, guarda qua. La parata miracolosa di Consigli era difficile, bisogna essere sinceri. Poi traversa, rimpalli, tra due, occhio. Fa fuori suo uomo, prova a tirare fuori dal cilindro un'altra perla. Attenzione, sinistro, sportiello rimane lì. C'è, no, sì, eccolo, il 4-2. E arriva a chiudere definitivamente i conti. Questa volta spero proprio di sì. Rivediamo la conclusione di Berardi, fucilata, miracolo di sportiello. Ci arriva Uche, poi non può nulla sportiello invece su questa. Conclusione di Berardi 4-2. Si conclude con il match, raga, 4-2. Concludiamo alla grande il primo match di oggi. Andiamo quindi a giocarci il secondo ed ultimo. Vediamo contro chi. Adesso lo scopriamo insieme. Ci vediamo direttamente quindi con la partita. Ok, raga, il turno del Vitória Guimarães. Prima partita di Europa League. Oddio, l'abbiamo estratta, come avete visto dall'aiuto di qualche video fa. Il buon Ciro ci ha sorteggiato questa squadra che penso conosciate, gioca nel campionato portoghese. Prima però devo fare quel cambietto lì, reinserire il nostro Rabiot, che in teoria dice ristabilito. Vabbè, io lo inserisco comunque. Poi dobbiamo andare a cambiare Kolasinac, che è
non è disponibile perché è stato espulso. Non penso espulso perché Rossi non ne prendo. Immagino che era diffidato e ha preso un cartellino giallo. Va bene. Ok, raga. Quindi andiamo a giocare questo match importantissimo contro il Vitória Guimarães e poi ci salutiamo. Incrociamo le dita, dai raga, tutto pronto, dobbiamo andare avanti sta cazzo d'Europa, dai. Attenzione allo scambio di João Vigário, ancora con João Pedro. Raga, hanno segnato. 1-0 Vitória Guimarães. Oh, non dobbiamo prendere sotto gamba sta partita, non è che adesso. Di Coco, bello lo scambio con Kessié che ci prova al destro traverso. Oddio, cazzo preso. Porca di quella troia. Rabiot, adesso Rivera, ancora con Rabiot, è buono, al sinistro, ancora palo, Aridaglie, Aridaglie, un altro legno, mannaggia, oh. Gian Rivera, allarga tutto per Kessié, buono lo scambio, ancora adesso Cristante, lo stop, no, al momento del tiro, bastardo. Vuole lo scambio con Rivera. E non arriva, Rivera tutto solo, attenzione a entrenare, Rivera carica a destro, palo di nuovo, che se, Douglas, non so più cosa dire, che cazzo, tre pali ho preso, e qua è una sfiga, eh. O la porta è stregata o i portoghesi sono insulati. No, Engels aveva capito tutto, no, che culo, dai, ma che 2-0 è, meritatissimo, regà, guardate qua, Engels aveva capito tutto. Guardate, la strappata poi nello stop è tornato per sbaglio indietro. Porca di quella troia. Buono lancio per Berardi. Dai, raga, porca di quella puttana. Anche un 2-1, tra virgolette, può andare bene. Perché c'è ancora il ritorno. Attenzione, se va Berardi. Sulla corsa di destra, ancora Berardi. Contro sul marcatore. Bastardo, quello sto, mi molla. Oh, attenzione, l'appoggio è buono. Bersaglio adesso. Berardio. No, basta. Si, De Freda, capire. Sì, Rabiot, attenzione, scarica per De Fred, vai De Fred, vai De Fred, però lui, De Fred, attenzione, trainare, De Fred, ha trovato col portiere, De Fred, palo, no, me ne vado, ma me ne vado, dai. Cristante, Rabiot, al centro adesso, vai Rabiot, è buona, Rivière, Rivière, culo, voi vostri fottutissimi pali portoghesi, e che cazzo, 4 minuti, vai zio. Vai che sei più veloce, vai in mezzo ai due, ancora Berardi, oddio se ne va, oddio Domenico se ne va, contro la merda, contro la merda, Rivière, 2-2, succate, succate, andiamo, andiamo all'86esimo. Sono Cristante, siamo troppo carichi, Rabiot adesso bella per Rivière, ancora lui, Rivière prova la tripletta personale, messo giù, andiamo, lo posso urlare, raga, è tardissimo. Che risuono? È mezzanotte e un quarto. Pacca di quella troia. E andiamo. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Madonna, che partita. Madonna, madonna. Cioè, potevamo fare 18 gol. Abbiamo preso 4 pali, abbiamo fatto 3 gol, ne abbiamo subiti 2. Boh, partita assurda. Dobbiamo distruggere sto fottutissimo video di mi piace, raga, e di commenti qui sotto perché ho bisogno dei vostri consigli, come sempre, soprattutto del vostro supporto. Ci vediamo nel prossimo video, raga, mi raccomando, tanti mi piace, tanti commenti. Io vi saluto. Bella, raga.